Buongiorno, venerdì 29 novembre 2019, buongiorno e benvenuti a Di Prima Mattina, il nostro appuntamento con la rassegna stampa, il nostro primo sguardo sul mondo dell'informazione attraverso la lettura dei quotidiani. Buongiorno a voi, buongiorno ad Alduino Tommolini, assessore al bilancio del Comune di Martinsicuro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie di essere tornato a trovarci. Come sempre, prima di iniziare la lettura, vi ricordo la possibilità di interagire con la nostra trasmissione attraverso il numero WhatsApp che vedrete in sovraimpressione e come sempre alla lettura dei quotidiani, alla lettura delle notizie, alterneremo anche un commento per ciò che riguarda, insomma, le notizie stesse, ma anche per ciò che riguarda il territorio dell'ospite che viene a trovarci. Nello specifico oggi parleremo di ciò che succede a Martinsicuro e anche di quello che è stato deciso nell'ultimo consiglio comunale, esattamente 2 giorni fa, 2 sere fa. E allora, buongiorno e cominciamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di cui ci occupiamo ogni mattina, vale a dire il centro della città e la pagina abruzzese del Messaggero. Cominciamo, come sempre, con la prima pagina del centro, che vediamo già inquadrata. Il titolo lo ritroveremo diciamo, nell'esposizione e nell'argomento su tutti i quotidiani. Riguarda lo stop ai rincari per i pedaggi autostradali, pedaggi, stop agli incarichi per 2 anni, autostrade A24 e A25, la Camera rinvia gli aumenti al 2021, la Lega non vota. Di taglio alto, il dramma Albania e Ressa, anche per 1 chilo di pane, terremoto, i morti salgono a 47, tra l'altro nel corso della notte una nuova scossa di magnitudo 4,8. E poi gli aiuti all'Abruzzo, approvato il decreto sisma, il centrodestra si astiene. La fotonotizia al centro della prima pagina del quotidiano abruzzese: 2 donne scampate all'incendio, abbiamo temuto di morire, il racconto delle intossicate dal fumo ricoverate in ospedale, la vicenda che ha tenuto tutti col fiato sospeso nel pomeriggio di ieri. Di spalla, nelle cronache, ospedale di Teramo, chirurgia, fiore all'occhiello del Mazzini. E poi una notizia che arriva proprio da Martinsicuro, di cronaca: arrestato per un furto da 50 centesimi. Anche questa notizia la troveremo su tutti i quotidiani. A Montorio, i controlli del NOE, potabilizzatore tutto in regola nell'impianto. Sotto la fotonotizia si torna a parlare di Rigopiano, 2 esposti sul depistaggio, inchiesta a Pescara sui 29 morti, oggi si torna in aula e Feniello chiede altre indagini. E poi Cocciolito lascia la Riccitelli, società della musica e del teatro, dopo 22 anni il presidente non si ricandida, eletto il nuovo CDA. Si parla ovviamente di calcio, grande attesa per il turno del Teramo con la regina, la spinta del Bonolis per bloccare la regina. Questa è la prima pagina del quotidiano Il Centro. Continuiamo la nostra lettura iniziale delle notizie presenti oggi sui quotidiani con il quotidiano La Città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo principale riguarda invece il voto unanime sul decreto sisma, il rilancio della ricostruzione in 19 punti. Dopo l'aula deserta è una proposta di matrimonio. Si parla ovviamente di ciò che è successo alla Camera dei Deputati nella giornata di ieri. Di taglio alto, l'ambiente, i fiumi restano malati gravi. Ecco la mappa del rischio. Si parla ovviamente dei fiumi abruzzesi. Ospedale Nuovo, Cipolletti, replica a Futuro Inn. La fotonotizia riguarda invece i Teramani da Oscar, il premio Annino di Giacinto celebra le eccellenze della teramanità. Il blocco dei cari pedaggi, vedete ancora trattato
sotto la fotonotizia, nella città, il blocco dei carapaggi prorogato fino al 2021, l'aumento delle tariffe di strada dei parchi congelato per un anno in più. A Gioianova è lutto cittadino per la morte di Don Domenico a San Flaviano, a Tortoreto preso il ladro dei distributori automatici. Vedete che qui invece è identificata come Tortoreto questa notizia, che poi in realtà troveremo, c'è una discordanza su questa notizia. Abbiamo visto localizzata a Martinsicuro sul centro, qui invece si parla di Tortoreto, poi andremo all'interno delle pagine per approfondire anche questa notizia. Intanto, di taglio basso, scuola, la provincia approva il piano che ridisegna scuole e indirizzi. A Roseto, il cartellone degli eventi natalizi anticipa le feste rosetane. Montorio, infine, controllo di routine del NOE diventa quasi una fake news allarmista. Questa è la prima pagina del quotidiano La Città, questa invece è la prima pagina del Messaggero Abruzzo, ancora in primo piano lo stop agli aumenti per autostrade A24 e A25, approvato l'emendamento alla Camera, tariffe bloccate per 2 anni, la soddisfazione della relatrice Pezzopane, che ne aveva fatto una sorta di battaglia anche personale, frequenti gli interventi di Stefania Pezzopane, la Lega dice invece un regalo milionario a Toto. Italia Alto, Gioianova, in riva al mare c'è aria di crisi, messi in vendita 8 chalet e poi l'occasione mancata, mercatino etnico ambulanti, addio fallito l'esperimento di integrazione, come sempre sul Messaggero un respiro diverso e regionale. Si parla per esempio, per ciò che riguarda lo sport, come ogni venerdì, del Pescara in Serie B, il Pescara che cambia, Perugia, Borrelli, offerta tedesca. Intanto, nuova legge, consorsi di bonifica meno costosi, questo il provvedimento emesso dalla Regione Abruzzo. La fotonotizia riguarda invece Enrico Piano, papà Feniello contro ex prefetto e procura, soffiate a Provolo, scatta la denuncia, con un esposto denuncia di Stefano Feniello, padre di una delle vittime di Enrico Piano, si apre un nuovo fronte giudiziario sulla catastrofe costata la vita a 29 persone, lo ricordiamo. Poi crocifisso, scontro tra 5 Stelle e la maggioranza, la coalizione vuole che il simbolo religioso sia esposto negli uffici pubblici e nelle scuole. Vediamo ancora se troviamo altre notizie sulla prima pagina del Messaggero Abruzzese. No, e allora andiamo a commentare proprio questa notizia che appare la più importante insieme a quello che è stato deciso sul decreto sisma. Assessore, cominciamo da questo blocco dei rincari dei pedaggi per l'A24, l'A25, dico sempre, insomma, ricordiamoci, una delle autostrade più care in assoluto per ciò che riguarda i pedaggi in Italia. È già comunque una buona notizia il fatto che per 2 anni queste tariffe rimarranno praticamente immutate. Sicuramente è una situazione particolare, anche alla luce poi di tutti i lavori di manutenzione che sono in corso sull'arteria autostradale, che creano diversi disagi, insomma, a chiunque ne usufruisce, quindi spesso, insomma, si sentono commenti da parte dei cittadini anche abbastanza, diciamo, pesanti sul fatto che si circola abbastanza male per la presenza dei cantieri. Qualcuno dice addirittura dobbiamo anche pagare per circolare su queste strade. Quindi credo che da questo punto di vista il fatto del congelamento, insomma, degli aumenti è un qualcosa che va nella direzione anche di tener conto dei disagi che attualmente ci sono per i lavori di manutenzione. Non c'è mai comunque unanimità, no? Anche su un provvedimento di questo genere, perché poi, insomma, dall'altra parte c'è per esempio la Lega che dice che questo è un regalo a Toto per 2 anni. Ah, qui puoi prendere le posizioni, come dire, ci sono sempre vari tipi di opinioni, tuttavia se ci vogliamo mettere dalla parte degli utenti, l'utente già sopporta un disagio pesante per il fatto di avere i cantieri, quindi i ritardi sulla circolazione, spesso su varie arterie
si assistono anche episodi di cronaca, non ultimo quello dell'Ascoli Mare. Qualche giorno fa due autisti sono deceduti per il fatto, probabilmente anche un incidente che potrebbe essere stato favorito anche da discorsi di cantieri presenti sulle strade, quindi è chiaro che qui una misura di questo genere, vista dal punto di vista del cittadino, è una misura favorevole, perché comunque in parte allevia il disagio per la presenza dei cantieri sulle strade. Tra l'altro, insomma, c'è da sottolineare che persiste, per esempio, sul traforo del Gran Sasso, quella situazione che va avanti da alcuni mesi, e cioè un unico senso di marcia, cioè un'unica corsia su cui attraversare in un senso e nell'altro il traforo del Gran Sasso, Sì, 60 con un all'ora. limite di 60 km/h, anche lì i tempi di percorrenza si allungano tantissimo. Certo, poi il fatto che il pedaggio diminuisce un po' è un piccolo palliativo, però chiaramente credo che poi applicare degli aumenti con delle situazioni di questo genere, no, in atto, probabilmente è qualcosa che potrebbe risultare magari impopolare. È una situazione esplosa proprio, no? Complessivamente, sia sul piano della sismicità, quindi di tutto quello che è successo poi attraverso il maltempo. Improvvisamente ci siamo accorti, insomma, che le Che nostre autostrade non erano così, magari insomma. ci sono da fare dei lavori di manutenzione. Beh, la 14 se la percorriamo tutti, la 24, quindi insomma, i cantieri sono diventati all'ordine del giorno, file chilometriche, spesso in alcuni casi la 14 notizie, insomma, mi sono capitato io stesso giorni fa, con code di 7-8 km, quindi sta diventando una situazione anche abbastanza critica. Non fosse altro perché queste sono arterie fondamentali da un punto di vista logistico dei trasporti e quindi incidono anche poi sull'attività delle aziende del sistema Italia come sistema economico, quindi c'è da fare un ragionamento importante su questo tipo di tematiche. Tempi di percorrenza che a volte diventano, insomma, infiniti. Infatti. Restiamo, cominciando a leggere i quotidiani di questa mattina. Questo venerdì iniziamo proprio restando sul Messaggero, di cui abbiamo letto la prima pagina proprio poco fa, e restiamo proprio su questo argomento. Vediamo come viene approfondito dal Messaggero. Bloccato per 2 anni l'aumento delle tariffe, approvato alla Camera emendamento Pezzopane, il giallo della Lega. Il viceministro Rixi dice: abbiamo creato un buco nelle casse dell'ANAS. Il deputato Teramo invece dichiara che bisognava trovare coperture diverse. Il sottosegretario Gianluca Castaldi invece dice: segnale importante. Sulla stessa pagina si parla della rete ospedaliera, per ora niente idea, la regione ha deciso di non decidere. Infine il clima, ragazzi in piazza a Pescara, e il 7 tocca alle sardine. Oggi la manifestazione in contemporanea con lo sciopero globale contro il riscaldamento del pianeta. Ne approfittiamo per dare un'occhiata anche su quelle che sono le notizie d'Italia regionale su tutte le province. Facciamo anche questo excursus in questa mattinata del venerdì con i titoli principali. Per esempio, Pescara, l'inchiesta punta sui bulloni sporgenti, l'indagine della Postrada sull'incidente costato la vita al finanziere Giancarlo Bellini. Si concentrano sul guardrail, il sistema di ancoraggio ha causato le lesioni fatali alla testa e sulla parte sinistra del corpo dell'uomo caduto dalla moto. Ancora notizie importanti su Pescara Metropolitana, perché si parla proprio di Rigo Piano. Esposto sui contatti prefetto procura, la famiglia di Stefano Feniello, una delle 29 vittime di Rigo Piano, chiede ai pubblici ministeri di Campobasso di indagare sui colleghi pescaresi. Nuovi misteri sull'inchiesta, una lettera di Provolo, poi indagato rivela notizie riservate apprese direttamente dalla PM Tedeschini. Questa è una notizia che poi ritroveremo anche sugli altri quotidiani. L'Aquila, gli hanno squarciato il petto con una specie di scalpello. Emergono inquietanti particolari dai primi riscontri dell'autopsia svolta sul cadavere del dipendente ASM. E poi il mio palazzo a disposizione della città, Dragonetti de Torres, l'erede della nobile casata, è presente
presidente dei solisti aquilani. Andiamo ad Avezzano Sulmona, Avezzano Calcio, 14 ultrà indagati per gli scontri avvenuti il 16 settembre dello scorso anno dopo la partita con il Cesena, udienza il 4 di febbraio. Continuiamo, Chieti, le mense promosse a pieni voti, Di Biasi annuncia il nuovo bando, si parla ovviamente delle mense scolastiche, su 1800 bambini, i bambini utenti del servizio sono solo due le lamentele, Barrese, responsabile dell'area della Ladisa, ha proposto un menù accolto molto bene, queste evidenti sono le notizie, a questo caso trattate, a Lanciano va a Sortona, bici e marketing, così decolla il turismo, guardiamo. Poi Teramo, ed iniziamo la nostra lettura con la pagina teramana. L'ASL, meglio spendere per le cure che per i parcheggi dell'ospedale. Sosta impossibile per accedere al presidio, ma per ora non si farà il secondo autosilos. Prima l'incasso dei soldi del parking e solo dopo le nuove infrastrutture. I fiumi più inquinati sono nel Teramano. Questo è il monitoraggio dell'Arta, tra poco ne parleremo. Intanto le incertezze su Popolare Bari, in assemblea ai lavoratori di Tercas e poi al mercato coperto a Teramo piovono calcinacci, il sopralluogo della storica struttura commerciale della città di Teramo. Giulianova c'è la crisi, in vendita 8 chalet, Lido Serenella valutato 850 mila euro, Filippo Di Filippo Lascio. Dopo 35 anni di attività e mai un giorno di vacanza. Tra gli stabilimenti ceduti c'è il Venere. Paolo Giorgini dice: sono soddisfatto, ma è stato un grande investimento. E poi una notizia che ha lasciato nel lutto la città di Giulianova: c'è davvero sconcerto per la morte nel sonno di Don Domenico Panetta, a dare all'allarme i due fratelli sacerdoti. Ancora San Nicolò, coniugi truffati di 47 mila euro, sotto processo un ex promotore. Ancora su questa pagina, bici dedicate ai grandi personaggi. La nipote di Barteli chiama Bucci, l'artista di Alba, possiede anche quella di Che Guevara. Ne abbiamo parlato in una vecchia puntata, proprio qui a Di Prima Mattina, quando insomma, ci ospitavamo insomma, anche personaggi nel corso del talk successivo alla vera e propria rassegna stampa. Quindi complimenti davvero a Giancarlo Bucci, personaggio che abbiamo avuto anche ospite ad un nostro 45 giri e che si è fatto davvero apprezzare per la particolarità della propria arte. E poi, preso il ladro col piccone, rubava in una lavanderia. Questo successo a Martin Sicuro. Ci fermiamo un attimo perché intanto, Assessore, commentiamo questa notizia, insomma, che anche prima di iniziare ci ha un po' sorpreso, no? Una notizia a cui è stato dato molto risalto. L'abbiamo vista trattata a Tortoreto, sulla città, qui identificata anche a Martin Sicuro. C'era questa figura che si aggirava un po', no? Nelle gettoniere, è stato arrestato, microcriminalità. Come la commenta, Sì, un insomma. episodio di microcriminalità come ce ne sono tanti in tante città. Chiaramente, probabilmente ha fatto, diciamo, clamore il fatto dei 50 centesimi in questo caso, quindi l'esiguità dell'area furtiva. Chiaramente la microcriminalità è un fenomeno che esiste un po' in tutte le città. Noi nella nostra stiamo facendo quello che dobbiamo fare in collaborazione con le forze dell'ordine, con l'amministrazione, sia con il comando locale dell'Arma dei Carabinieri, la Polizia Municipale. Quindi stiamo attuando tutte le misure necessarie affinché questi tipi di fenomeni si riducano, anche se poi insomma, a volte è una lotta impari perché questi fenomeni ci sono sempre stati e rappresentano un po' quelli che sono purtroppo gli aspetti meno positivi della convivenza civile a volte. Andiamo a leggere il quotidiano Il Centro, ovviamente anche qui a pagina 2 sugli approfondimenti troviamo il blocco dei rincari per i prossimi 2 anni per ciò che riguarda l'autostrada A24 e A25, come passa l'emendamento PD blocco aumenti, esultano anche i 5 Stelle, la Lega fa di tutto per
per stopparlo, ecco il tentativo firmato anche da Deramo. E poi c'è un'altra notizia, insomma, che guardiamo sulla stessa pagina: domani colletta alimentare in 400 negozi abruzzesi, gli aiuti sono destinati a oltre 29.000 poveri. E poi l'altra notizia importante che arriva sempre dalla Camera dei Deputati, il decreto sisma è stato approvato, il centrodestra però non lo vota, dà priorità alle scuole, il decreto abbatte il 40% delle tasse e stanzia 40 milioni per il 2009. Per il Carroccio è un provvedimento vuoto, per il sindaco Biondi è invece un'elemosina. Nelle foto Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila, Gianluca Vacca, deputato del Movimento 5 Stelle. Questa invece è la foto con il risultato elettorale su questo decreto. Vedete, votanti 281, la maggioranza 141, i favorevoli sono stati 281, i contrari 0, con l'astensione delle minoranze, o meglio del centrodestra. Anche questo è un argomento importante. Assessore, arriva insomma, questo decreto, come lo commenta e soprattutto insomma, quali sono le posizioni che esprime in merito a questo provvedimento? Il discorso della ricostruzione post-sisma è un discorso fondamentale, quindi ogni provvedimento che vada nella direzione di poter contribuire a risolvere questi tipi di problemi è ben accetto. Chiaro poi, da quello che si vede, spesso, come accade nella dinamica della politica, ci si riesce a dividere un po' su tutti gli argomenti tra maggioranza e opposizione. Il discorso è questo: noi lo viviamo attualmente come amministrazione comunale, chi governa deve, ha l'onere di fare delle scelte, e queste scelte devono andare nella direzione chiaramente di risolvere problematiche. Quella della ricostruzione è una problematica molto importante, quindi anche qui, quando si prendono questi tipi di provvedimenti e si vanno a stanziare dei fondi, indubbiamente rappresentano sempre un qualcosa di positivo per cercare quindi di andare nella direzione di mettere a posto queste problematiche in atto e di curare quelle che sono le dinamiche ricostruttive, anche perché poi spesso si assiste a notevoli lungaggini. Situazioni che rimangono, insomma, il terremoto dell'Aquilano ormai è accaduto da una decina d'anni e ancora purtroppo non ci siamo col discorso del completamento delle opere di ricostruzione. Quindi tutto quello che si fa in questa direzione, pur comprendendo quelli che sono anche i tempi, io stesso insomma, mi occupo di finanza, di bilancio, so come le risorse in questo momento sono risicate e come spesso ci si trovi a che fare con la coperta corta. Quindi anche qui chiunque si prodiga e si dà da fare per poter mettere in campo delle risorse per questo tipo di tema, che è quello della ricostruzione post-sismica, sicuramente fa opera gradita. Poi è normale che nella dinamica politica si tenda sempre a cercare di esprimere le proprie opinioni e magari ci si divide anche poi su questi temi, che dovrebbero essere dei temi che vanno al di là di quelli che sono gli schieramenti, perché sono temi di carattere più che altro, secondo me, di respiro istituzionale, che vanno al di là di quelle che possono essere poi le logiche di coalizione o di partito. Andiamo a leggere il quotidiano Il Centro, facciamo in questi minuti prima della pausa. La pagina principale abruzzese parla del futuro dell'industria, l'automotive abruzzese punta anche sull'elettrico, l'intervista al presidente Ranalli, al direttore Trivillino e all'assessore Febbo. Il polo innovazione traccia la strada a 60 aziende con in testa Sevel e Honda. Questo è il titolo principale sulla prima pagina abruzzese. Costi abbattuti nei consorzi di bonifica, imprudente, assessore della Lega della Regione Abruzzo spiega la novità della norma appena approvata. I 5 enti lavoreranno in rete. La prima pagina teramana, chirurgia, fiore all'occhiello del Mazzini, a 11 mesi dall'arrivo del primario Colangelo, diventa un centro
ad alto volume per gli interventi a stomaco e pancreas. Questa è la foto del reparto di chirurgia dell'ospedale Mazzini di Teramo. E poi in tasca 47.000 euro a processo per truffa, un promotore finanziario accusato di essersi fatto consegnare i soldi dai clienti senza investimenti. Ruzzoretti, potabilizzatore tutto in regola, la verifica svolta dai carabinieri, vigili del fuoco e ARTA conferma l'efficienza dell'impianto di Montorio. Il tribunale intanto nomina un curatore, rappresenta l'acquedotto nel processo sul CDA dopo l'esposto del comune. Andiamo ancora a leggere altre notizie dalla città di Teramo con Cocciolito che lascia dopo 22 anni la società Riccitelli, il presidente non si ripresenta, ieri eletto il nuovo CDA, lascia un ente che allestisce cartelloni di prosa e di musica, intanto al Teatro Comunale, domani la consegna dei riconoscimenti del premio Borsellino. Siamo ancora alla pagina teramana con la vicenda dell'incendio nel pomeriggio di ieri. Pensavamo di morire, Teresa e Alessia scampate all'incendio. Il racconto delle due intossicate dal fumo a Palazzo Rizziero. In ospedale hanno ricevuto la visita del sindaco D'Alberto. Una casa di donne al carcere di Castrogno. Intanto, dopo lo spettacolo, le detenute hanno trovato il coraggio di aprirsi ricordando le loro storie. Intanto per le scuole accorpamenti in vista in provincia, sindaci e ufficio scolastico. Nel piano di dimensionamento sono stati approvati 5 nuovi indirizzi. Ieri il provvedimento della provincia di Teramo, picconate alle gittoniere, arrestato per 50 centesimi. L'abbiamo commentato in questa vicenda, questo articolo che ritroviamo anche qui. E poi si torna a parlare della piattaforma di Nereto con la WOSCI che torna a esprimere la propria posizione in regola. Noi andiamo avanti. Aggiungerò una pista ciclabile sulla spiaggia fino ai campeggi. L'assessore Di Candido propone di spostarla dal lungomare. Intanto pronti 700.000 euro per adeguare quella esistente. E poi è morto Don Domenico, parroco per 40 anni. È stato proclamato a Giulianova il lutto cittadino. Vedete le altre notizie, i danni del maltempo a Mociano nel 2017, al via anche i primi interventi nella città di Mociano. Andiamo a guardare la pagina di Roseto, parte lo shopping natalizio con i parcheggi gratuiti da oggi e fino a domenica, posti auto liberi e negozi con orario continuato. L'Associazione dei commercianti dichiara ai cittadini non vadano fuori a fare acquisti. Il Consiglio Comunale intanto approva la mozione sui parchi sicuri da Roseto a Pineto. Se riusciamo a superare, insomma, la fascia pubblicitaria, pagina di Pineto che invece parla dell'allarme lanciato dal sindaco Verrocchio sul rischio di incidenti al casello A14. Dopo i rallentamenti per le barriere sequestrate, Verrocchio scrive a prefetto e società autostrade: bisogna trovare soluzioni alternative. Il segnale di stop all'ingresso è pericoloso per gli automobilisti. Un'altra vicenda che riguarda proprio le autostrade abruzzesi e soprattutto in questo caso teramane. Poi l'opposizione a Silvi che dice un piano per gli sfrattati, i consiglieri sollecitano la giunta a trovare soluzioni per gli inquilini degli alloggi messi all'asta. Anche qui abbiamo parlato, assessore, di una problematica che il sindaco di Pineto Verrocchio lancia, in particolare c'è un Che si ingresso ricollega a molto quello che pericoloso dicevamo a quello che prima, abbiamo detto. questi disagi che esistono sul traffico veicolare. Chiaramente è fondamentale affrontare questi problemi e portarli a risoluzione nel più breve tempo possibile, perché è chiaro che i disagi che sono attualmente presenti sulle arterie autostradali cominciano ad assumere un'importanza particolare. E questo poi Assolutamente. si traduce in una diminuzione chiaramente della sicurezza e anche in consistenti ritardi nel traffico, e questo fa perdere tempo a tutti. L'allarme del sindaco di Pineto Verrocchio. Noi
Abbiamo esaurito il tempo per la prima parte di questo nostro appuntamento di prima mattina. C'è il meteo da guardare, le previsioni per la giornata di oggi, una piccola pausa pubblicitaria. Tra poco torneremo andando a leggere il quotidiano La Città, ma anche tutte le notizie sportive e soprattutto parleremo degli argomenti riguardanti la città di Martinsicuro con i provvedimenti, vi dicevo, approvati nella seduta dell'ultimo consiglio comunale. Noi ci fermiamo per qualche minuto, prima però, come vi dicevo, le previsioni del tempo, guardiamole. Un saluto a voi tutti da Marco e buon venerdì. La nostra penisola vivrà 2 giorni di tregua tra oggi e domani. Infatti, l'ultima perturbazione atlantica sta ormai esaurendo i suoi effetti in Mediterraneo e contemporaneamente è in atto una breve rimonta anticiclonica che resisterà fino a domani. Infatti, domenica un nuovo impulso atlantico riporterà il maltempo nel nord-ovest dell'Italia e successivamente anche sul resto del paese. Guardando la mappa previsionale per l'Abruzzo, ci attende un venerdì con cielo sereno sui settori adriatici, al più potrà presentarsi qualche velatura, irregolarmente nuvoloso sul settore aquilano, ma con basso rischio di pioggia. Sabato invece è soleggiato ovunque ed anche la prima parte di domenica, in attesa delle prime nuvole in serata, a testimonianza del peggioramento probabile per lunedì prossimo. La ventilazione risulterà ancora moderata sulle zone interne, in primis i rilievi, ma in attenuazione, e i mari sempre quasi calmi. Infine un'occhiata alle temperature, le massime stazionarie comprese tra 11 e 19 gradi, mentre le minime in netta diminuzione, comprese tra 3 e 9 gradi. Buona giornata a voi tutti. Alla lettura del quotidiano La Città, siamo, ve lo ricordo, con l'assessore al bilancio del Comune di Martinsicuro, Alduino Tommolini. Prima di ricominciare facciamo proprio questo piccolo momento di, diciamo, di talk o comunque di approfondimento per ciò che riguarda la città di Martinsicuro. Intanto c'è proprio un messaggio che arriva dai nostri telespettatori. C'è Carlo che ci scrive, il nostro assiduo telespettatore. Tra l'altro, assessore, le chiedo cortesemente di conoscere l'ultima spesa sostenuta nell'agosto 2019 per quell'inutile osceno ripascimento di sabbia nera eseguito sulla zona all'inizio della spiaggia proveniente da Villa Rosa, con la presenza di una nave aspira sabbia. Assessore, intanto Qui grazie a Carlo. tocchiamo, grazie a Carlo per la domanda, insomma, tocchiamo un argomento veramente particolare. Che dire, abbiamo partecipato giorni fa anche ad un incontro in cui c'era il nostro presidente regionale e anche il sottosegretario Umberto D'Annunzio, e si è parlato, tra le altre cose, anche dell'annosa problematica dell'erosione costiera. È da tempo che esiste un progetto per, chiaramente il ripascimento è un palliativo, è come pensare ogni anno, come se si avesse il tetto di casa che fa acqua, di andare a mettere ogni volta che piove una pezza. È chiaro che le pezze poi danno i risultati che danno, perché sono dei piccoli interventi palliativi con i quali si prova a rimettere a posto la situazione, ma non è quella la soluzione. Esiste un progetto di 50 milioni di euro da diversi anni. Adesso sembra e pare che ci si cominci a rendere conto che forse è venuta l'ora di dar seguito alla realizzazione di questo progetto integrato, che dovrebbe quindi sistemare un po' tutta la costa da Martinsicuro fino a Silvi, chiaramente evitare poi quelle continue spese che si sostengono. Basti pensare che quest'anno per l'erosione sono stati stanziati circa 2 milioni e mezzo di euro. Se facciamo un ragionamento di questo tipo, un finanziamento di 50 milioni a 30 anni, come spesso se ne prendono in pubblica amministrazione, quei 2 milioni e mezzo, grosso modo, sono la rata che si pagherebbe ogni anno per pagare quel finanziamento. E quindi anche qui quello che deve prevalere è il buon senso del fare le cose fatte bene. Meglio fare l'investimento come si deve, mettere a posto quindi tutte quelle che sono le barriere di protezione, quindi le scogliere,
e evitare ogni anno di dover poi piangere i danni come stiamo facendo con gli interventi di somma urgenza e con i ripascimenti stagionali che poi, come giustamente insomma, veniva scritto, portano a quei tipi di risultati. Spesso arrivano anche in ritardo, quindi a stagione estiva iniziata. Ecco, qui bisogna prendere il toro per le corna. E anche con una qualità, no? Come sottolineava Carlo, il colore scuro, perché forse Questo si fa un po' di è quello, è urgenza e chiaramente le cose poi si prende quello che c'è. fatte con l'urgenza di doverle fare portano i risultati che vediamo. Sembra e pare che il governo centrale dovrebbe erogare una sorta di finanziamento nell'arco di un triennio pari a questa cifra di 50 milioni. Speriamo, insomma, che sia la volta buona, che si metta mano a questa situazione. Insomma, esistono paesi come l'Olanda che si trovano al di sotto del livello del mare e comunque con un sistema di barriere riescono ad andare avanti, quindi esistono, perché non lo possiamo fare noi che non siamo ancora sotto il livello del mare, quindi è vero che insomma. Sicuramente poi insomma, anche Martinsicuro è stata colpita, no, da questa cosa. L'altro giorno eravamo proprio con i balneatori di Villa Rosa Sud, quella zona lì per esempio, così come quella nord di Alba Adriatica, in questo momento sta. È la zona maggiormente esposta, quindi bisogna assolutamente, ecco, mettere mano a questo tipo di investimento strutturale. Quindi, come dire, il tetto, rifarlo tutto e non continuare a mettere le pezze. Tra l'altro, poi parleremo tra poco a questo punto, insomma, dei provvedimenti di Martinsicuro, perché proprio in continuità con questo discorso e cominciando a leggere il quotidiano La Città, c'è l'intervento del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che insomma, richiede. C'è una richiesta insomma, sui fondi per il dissesto idrologico alla conferenza delle regioni. Dice il presidente Marsilio: cambiamo le regole per affrontare gli eventi. Andiamo a leggere per un attimo. L'Abruzzo dispone di economie di gara risultanti da interventi finanziati ex FSC 2014-2020, il cui utilizzo anche in misura parziale potrebbe essere destinato ai danni della mareggiata. Questo è proprio un intervento, un tratto, un virgolettato del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, alla conferenza delle regioni italiane. C'è questa attenzione comunque che comincia a essere maggiore, no? Da questo punto di vista, anche perché cresce la sollecitazione da parte, insomma, delle zone che hanno bisogno di un'urgenza e quindi di una maggiore Assolutamente, attenzione. questo poi diventa un problema importante per l'industria turistica, che insomma, è un'industria per la nostra economia, quella nazionale, quella delle città costiere fondamentale, anche alla luce di tanti posti di lavoro che si sono persi nel sistema industriale. Da noi notizia, insomma, crisi Iveco. Discorso chiusura dell'ex Fulmobili, chiusura Bontempi, insomma, ne abbiamo avute diverse di aziende che nel corso degli anni hanno purtroppo cessato l'attività o che vivono una situazione di crisi, mentre il turismo, nella città di Martinsicuro, ma come in altre città, svolge un ruolo fondamentale. Quindi, come dire, la spiaggia, l'arenile, il lungomare sono un po' la catena di montaggio di questa industria turistica. È chiaro che se noi poi compromettiamo l'efficienza degli impianti, l'industria ne risente, è fondamentale quindi. A proposito del governatore d'Abruzzo Marco Marsilio, c'è ancora una notizia che arriva dalla regione, fondi per le borse di studio abruzzesi, il Ministero ha disposto anche un aumento pari a 512.000 euro. Si torna a parlare di Rancitelli, Pescara non ha paura, la manifestazione al Ferro di Cavallo, organizzata da Pettinari, consigliere regionale Pettinari del Movimento 5 Stelle, per solidarietà alla donna a cui hanno bruciato l'auto. Intanto si è insediato il tavolo tecnico sulla ciclovia Adriatica, anche qui a Pescara. Un altro iter che parte, questa è la notizia data dall'assessore al turismo della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, a margine dell'incontro che si è svolto nei locali della Fira Station della stazione ferroviaria di Pescara. Continuiamo la nostra lettura del quotidiano La Città, o meglio proseguiamo. Caro pedaggi bloccato fino a ottobre 2021, gli aumenti del 20% sono stati congelati. Per un anno in più, grazie al voto di ieri
alla Camera. La mobilitazione trasversale ha visto scendere in campo nei mesi scorsi anche 104 sindaci dei comuni di Abruzzo e Lazio, ricordiamolo anche questo. L'assessore Imprudente, l'assessore Gianni Imprudente, dice che la riforma dei consorzi è una vittoria di tutti, anche qui è un provvedimento che è stato approvato nella giornata di ieri, una normativa che non veniva toccata dal 1983. Sanità, piano regionale ignorato dal Ministero, giunta in gravissimo ritardo, l'intervento polemico invece di Silvio Paolucci, consigliere del Partito Democratico, capogruppo in regione del Partito Democratico, che dice che la giunta sta prendendo tempo per le comunali ed evitare di dire la verità ai cittadini. Continuiamo, ci inoltriamo nelle notizie che arrivano dalla città di Teramo, decreto sisma approvato all'unanimità nel testo licenziato dalla Camera e ora passato al Senato, ricordiamolo questo, inseriti 19 punti per sbloccare la situazione. I tempi, dopo la seduta deserta per la discussione, è una proposta di matrimonio, è arrivata la votazione sul decreto sisma. Intanto, approvato il piano di dimensionamento scolastico, la provincia propone di accorpare Pascale Milli, Cellino a Castellalto e Cermignano a Teramo, a Teramo 5 poi Salvi, Grue e Delfico. Questo è anche lo specchietto delle scuole teramane sottodimensionate con la conferenza di ieri in provincia. Nel riquadro ci sono Maria Cristina De Nicola e il presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura. Provvedimenti, insomma, che poi approfondiremo, insomma, anche nel corso della nostra giornata. Intanto, prima di continuare, assessori, quella proposta di matrimonio ieri alla Camera l'ha trovata simpatica, inappropriata, succede davvero di tutto. Questo ancora non l'avevamo visto. Ma sono cose che ci possono stare, insomma, alla fine può essere anche qualcosa di simpatico. Certo, in un ambiente istituzionale poi Certo, si si discuteva del presta, decreto sisma in è realtà, un no? po', come dire, irrituale, insomma, sono cose che possono accadere. Poi si presta a molteplici letture, da un lato può, insomma, suscitare simpatia, poi, insomma, ho letto che il presidente è un po' stigmatizzato, ma insomma, il presidente, vista diciamo, il consesso istituzionale nell'ambito del quale, insomma, è avvenuto l'episodio, non può che fare il suo dovere, quindi. Dato la proposta pare che sia stata accettata, quindi Sì, va quindi bene, insomma, ha tutto avuto è bene quel che finisce bene, insomma. il suo effetto. Da Alberto Cognitti, 1-1 e palla al centro. Il Tribunale delle Imprese nomina un commissario per rappresentare il Ruzzo in giudizio al posto del presidente. Intanto sul potabilizzatore controllo Noe di routine diventa quasi fake news. Continuiamo, un parcheggio a Campoboario con la transazione arenata tra Comune e IZS, Teramo 3.0 rilancia la riqualificazione. Ancora dalla città di Teramo, premiati i teramani eccellenti, archiviata l'11ª edizione del premio Annino Di Giacinto e per ciò che riguarda la legalità, premio Borsellino, domani ci sarà la cerimonia al Teatro Comunale. Intanto foto della giornata in cui sono stati premiati i teramani per il premio Annino di Giacinto, le vedete in questa pagina. Ancora Teramo, convegno diocesano sul territorio, secondo appuntamento oggi a Colle Atterrato con il mondo del laicato teramano. Dopo l'introduzione del vescovo Leuzzi ci sarà la relazione del sociologo Roberto Veraldi. Ancora su questa pagina, Cipolletti, siamo alla politica teramana, siamo alle vicende dell'amministrazione. Cipolletti replica le accuse di Futuro In, il consiglio comunale sull'ospedale nuovo continua ad avere strascichi polemici nella politica cittadina. Questa è, intanto vedete nella foto, la posizione di Vincenzo Cipolletti. Andiamo a continuare la lettura di questo quotidiano di cui ci stiamo occupando. Ancora pagine
ovviamente commerciali, e poi province e fiumi teramani restano gravemente malati. Quadro sconfortante nei dati dell'Arta, la situazione peggiore lungo le aste della Vibrata e del Mavone. Per quanto riguarda lo stato chimico, si è registrato un netto peggioramento con il raddoppio delle stazioni in uno stato non buono, che passano dall'11% del periodo 2010-2015, su 73 stazioni di monitoraggio, al 21% del triennio più recente 2015-2017. Queste sono anche gli specchietti su questa situazione. Parlavamo delle autostrade e poi della situazione dell'erosione, della salute del mare, sulla situazione dei fiumi e nel caso specifico Vibrata e anche Tronto, perché insomma forse ne parliamo poco del fiume Tronto. Noi come città siamo presi da due fuochi, peggiora, siamo tra il fiume Tronto e la Vibrata, stiamo cercando di riacquisire il vessillo della bandiera blu, leggere questi tipi di notizie non ci conforta, e quindi la salute dei fiumi è fondamentale anche per la salute del mare sostanzialmente, quindi vi deve essere anche qui una presa di coscienza che quanto di buono o di male si fa a monte poi si ripercuote necessariamente a valle. Anche qui è importante intervenire sulla salute dei fiumi, non è possibile che insomma, nel 2019 ancora ci troviamo a combattere con un discorso di tutela delle acque. Con una situazione, con alcuni dati che peggiorano. Sembra di trovarsi praticamente all'epoca del boom industriale degli anni 60 dello scorso secolo, anni 60, anni 70, in cui insomma, c'è una situazione particolare, anche da un punto di vista normativo, a maglie sicuramente molto più larghe di quelle di oggi, ma oggi con tutte le normative che sovrintendono, quindi alla tutela delle acque, ma anche allo svolgimento delle attività produttive che stanno sul territorio, ma perché no anche degli insediamenti abitativi, che spesso si sono verificati episodi in cui insistono sui fiumi anche scarichi di fogne, praticamente quindi di edifici, non solo un discorso di attività industriali. Questa è una situazione che anche e soprattutto per la tutela dei posti di lavoro che arrivano dalle attività turistiche è fondamentale andare a curare e andare ad affrontare in maniera seria e approfondita, altrimenti poi le conseguenze dell'inquinamento dei fiumi si ripercuote poi su tutta anche la filiera delle attività turistiche, oltre che della salute pubblica, che è un bene primario. Insomma, sentiamo parlare saltuariamente anche dei famosi contratti di fiume, parliamo insomma di progetti, per esempio la pista ciclopedonale, no? Quella che doveva seguire più o meno il percorso del Vibrata, perché insomma, in altri posti il fiume rappresenta, lei prima parlava addirittura dell'Olanda, insomma, in altri posti i corsi fluviali sono anche fonti di turismo e di conseguenze di lavoro, da noi sembrano invece delle... A Martinsicuro ad esempio c'è stata la riqualificazione dell'area del Tronto, quella che è diciamo, di nostra pertinenza, in collaborazione con un'associazione del posto. Questo è un lavoro intanto... È stato fatto un patto di collaborazione, sono dei cittadini che si sono dati da fare e da questo punto di vista nell'arco di un paio d'anni c'è stato un recupero di una zona che era molto degradata, quella della parte diciamo, della foce del Tronto in corrispondenza del comune di Martinsicuro, oggi è una zona in cui si va effettivamente a passeggiare ed è ritornata fruibile. Poi col discorso del progetto del ponte ciclopedonale sul Tronto è chiaro che quella zona comincerà a diventare un'attrattiva, una risorsa di carattere turistico. La situazione degli argini com'è? Cioè, mi sembra anche di ricordare proprio un paio di giorni fa c'è stato un sollecito per la pulizia, temendo chiaramente dei potenziali problemi, più che altro della pulizia del fiume, quindi da arbusti, vegetazione, quando insomma si accumula, anche lì sembra e pare che si stia intervenendo da questo punto di vista, quindi anche qua la manutenzione la fa da padrone, è fondamentale, quindi manutenzionare, prevenire, che questo rappresenta il miglior sistema attraverso il quale poi evitare danni di maggior portata. Poi tra l'altro insomma, la posizione dei comuni, soprattutto insomma, quelli più piccoli, è una posizione di prima linea, perché
Ovviamente, magari in una città questo rapporto diretto e continuativo può anche essere attutito, no? Dagli uffici, eccetera, eccetera. Voi invece, Ma insomma. noi ci conosciamo tutti, quindi i cittadini ci conoscono, ci incontriamo per strada, ci frequentiamo, quindi è normale che noi per il cittadino rappresentiamo dei cittadini che sono stati delegati a curare gli interessi della collettività. E Del quindi anche i resto, principali responsabili, no? In un certo senso. assolutamente, ma del resto, come dico sempre io, non ce l'ha ordinato il medico di candidarci alle elezioni, quindi se l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto per uno spirito di volontarietà, quindi di mettersi a disposizione della collettività come dei volontari. E quindi, fino a che ricopriamo questo tipo di incarico, dobbiamo impegnarci al massimo affinché possiamo risolvere quanti più problemi possibili. Chiaro, i problemi da risolvere ce ne sono tantissimi. Da questo punto di vista, non si potranno ovviamente risolvere tutti, però ecco, mettersi al lavoro costantemente, quotidianamente, la politica dei piccoli passi, andando avanti, poi porta dei risultati. Tra poco, insomma, voglio fare anche, ripeto, ho annunciato più volte questa mattina un piccolo momento di riflessione anche su quelli che sono, insomma, i provvedimenti e le decisioni prese negli ultimi giorni. Intanto ancora da Martinsicuro ha preso il ladro dei furti a raffica alle macchinette, e i carabinieri hanno sorpreso un 35enne di Martinsicuro con un piccone nascosto sotto al cappotto. L'uomo è stato arrestato e rinchiuso nella camera di sicurezza della caserma, in attesa della direttissima, cioè del processo per direttissima. Intanto la città di Tortoreto si prepara ad accogliere l'arrivo del Giro d'Italia. La tappa sarà presentata questa mattina nella sede della regione. Insomma, poi vi documenteremo nel corso della giornata con i nostri servizi questa presentazione ufficiale della tappa che avviene a Pescara. Previsti tanti eventi collaterali alla competizione. Intanto a Martinsicuro sono iniziati i lavori da 100.000 euro per lo smaltimento delle acque bianche. L'intervento che riguarda anche gli scarichi servirà per impedire danni e complicazioni in caso di piogge. Molto velocemente, intanto questo provvedimento, tra poco ne parleremo, insomma, anche di altre cose previste. E poi la tappa del Giro d'Italia di Tortoreto toccherà anche il territorio di Martinsicuro, no? Quest'anno, perché c'è questa Un particolarità, evento no? per me, che poi sono sportivo, insomma, non può che farmi piacere che nelle nostre zone arrivino questi tipi di eventi. Secondo me è un evento sportivo meritorio che attirerà un po' le attenzioni di tutti, della cittadinanza, quindi un'ottima iniziativa. Poi oggi, insomma, approfondiremo in quella che è la presentazione ufficiale che seguiremo a Pescara. Insomma, restate con noi, come si dice sempre, perché, insomma, vi daremo anche qualche notizia in più in merito a questa cosa. Ma la particolarità è che, rispetto alla tappa dello scorso anno, che la attraversava partendo da Tortoreto, quest'anno, insomma, ci sarà anche la gara degli ultimi chilometri che riguarderà proprio quelle zone, oltre che Tortoreto. Controguerra, Corropoli, Martinsicuro, cioè sono momenti importanti, no? Assolutamente, momenti importanti, particolari che servono, insomma, lasciano anche una memoria all'interno della collettività, della città. Quindi anche noi, insomma, lo culliamo un Ti po' piacerebbe, il insomma, sogno di vederla, organizzare, no? Una non dico una tappa. tappa del Giro d'Italia, ma insomma l'abbiamo valutata questa possibilità. Vediamo se siamo in grado di fare qualcosa del Poi si genere. genera Anche anche. se poi, chiaramente, si può sognare di fare tante cose, poi bisogna sempre mettersi lì, programmare con le Certo, risorse a disposizione, certo. fare i conti in maniera corretta, perché poi questi eventi non sono nient'altro che il risultato di attività di programmazione che vengono portate avanti con duro lavoro. Assolutamente. Tanto a Giulianova la città si ferma per la morte di Don Domenico, il parroco del Duomo di San Flaviano. Si è spento ieri mattina nella sua abitazione all'età di 71 anni. Rinviato il forum su Piazza Dalmazia e la conferenza stampa sugli eventi natalizi. Le foto di Don Domenico Panetta e l'ultima messa celebrata assieme al vescovo di Teramo e Atri, Monsignor Leuzzi. A Mociano, intanto, i lavori pubblici per i danni del maltempo del 2017 sono al via, diversi cantieri che sorgeranno in città, in arrivo anche quelli
per l'efficientamento. Giulianova, nessuna ingenuità sulla mozione di Palazzo Cavioli. Arboretti risponde alle critiche di sindaco e maggioranza dopo il nuovo sequestro. Continuiamo con la lettura. Roseto, Pineto, Atri, Silvi. Siamo a Roseto, i parchi cittadini mettono tutti d'accordo, approvazione all'unanimità per la mozione di Angelo Marcone e l'emendamento di Celestino Salvatore. Mario Nunes ha ricordato le mozioni votate in passato e poi dimenticate e poi ha detto spero che questa venga attuata. La foto del Consiglio Comunale di ieri a Roseto degli Abruzzi, Postamat e Cassetta dell'Acqua per i cittadini di Silvi, approvate le mozioni presentate dal consigliere di opposizione Vito Partipilo. Gli eventi di Natale cominciano in anticipo a Roseto, presentato il cartellone delle manifestazioni, iniziative per favorire gli acquisti e la partecipazione. Tanto 7 giovani pinetesi sono in Spagna per una settimana con l'Erasmus Plus e a Silvi c'è un convegno sull'assistenza ai familiari malati o disabili. All'incontro di lunedì saranno presenti anche gli assessori regionali Nicoletta Verì e Piero Fioretti. Luigi Robusto è cittadino onorario di Atri. Domani mattina alla cerimonia di conferimento a Palazzo Ducale per il generale del Corpo d'Armata. Il generale dell'Arma è nato nella città ducale dove ha vissuto fino all'età di 14 anni. La situazione dell'accesso pericoloso al casello di Pineto dal sindaco Robert Verrocchio ha raccolto l'appello degli automobilisti ad Atri, gli studenti coinvolti nella riqualificazione della città e al via il progetto Geo Citizen Atri per la mappatura interattiva del comune ducale. Queste sono le pagine della cultura all'interno del quotidiano La Città, le bellezze dell'Abruzzo nascosto, raccontano le circa 500 foto in concorso al premio Tonino di Venanzio, domani il premio Borsellino, PIF è tra i vincitori e poi negli spazi per l'arte La Media Dimensione, questa è una pagina che parla di Francesca Referza che da Teramo a Torino è il percorso di una critica e curatrice innamorata del contemporaneo. Ancora sul quotidiano Città, credo che siamo arrivati alle pagine sportive che andremo a curare alla fine. Sto intanto dando proprio un'occhiata a quella che è l'evoluzione del quotidiano La Città. Siamo alle pagine sportive e allora con l'assessore Tomolini ci fermiamo un attimo perché insomma nell'ultimo consiglio comunale c'è stata una sorta di variazione di bilancio che un po' tutti i colleghi anche sulla stampa e sulla carta stampata hanno chiamato manovra. So che a lei piace chiamare utilizzare questa terminologia manovra, perché è una manovra che ha comunque destinato una serie di fondi sul territorio, su tutte per esempio la sistemazione del molo, del porticciolo di Martinsicuro, provvedimento insomma atteso da tempo. Sì, più che variazione mi piace chiamarla manovra perché non ci limitiamo a quelli che sono gli atti di ordinaria amministrazione, quindi a semplici assestamenti di conto. In questo caso, trovandoci a fine anno dovendo procedere alla sistemazione del molo nord dove c'è una ringhiera usurata da tempo, ne abbiamo approfittato insomma, con gli uffici per elaborare negli scorsi mesi e settimane un progetto di riqualificazione di quell'area che prevede la realizzazione di una nuova ringhiera ma soprattutto di una passeggiata con illuminazione e quindi che serva proprio da raccordo al rifacimento del lungomare che stiamo programmando, ma anche come opera importante per poter percorrere quindi il molo, passeggiandoci sopra appunto in condizioni di sicurezza, ma anche di comfort con la presenza quindi di un'illuminazione adeguata e quindi con una ringhiera rinnovata, una passeggiata, una nuova pavimentazione, anche in prospettiva della realizzazione del ponte ciclopedonale sul Tronto, quindi come un'opera da questo punto di vista di preparazione anche a questo tipo di ulteriore collegamento che si creerà tra le due realtà, quindi Abruzzese, Marchigiana, San Benedetto, Martinsicuro. Quindi l'abbiamo fatto proprio per cogliere in questo scorcio di fine anno la possibilità di dare l'avvio a questa procedura per poter poi andare a cantierare i lavori, quindi non aspettare il bilancio di previsione che andremo ad approvare indicativamente nel mese di febbraio, quindi guadagnare 3 mesi, quindi qui accorciare i tempi per poterci anche trovare pronti per la stagione estiva.
Sappiamo poi che nella dinamica, nella pubblica amministrazione, ottenere tutte le autorizzazioni per eseguire i lavori bisogna essere a volte anche fortunati da questo punto di vista, oltre che bravi a mettersi a lavorare, però ecco, noi stiamo cercando di predisporre il massimo per poter avere, ecco, denaro a disposizione, perché comunque abbiamo finanziato l'opera, e quindi poterla realizzare in tempo utile per la stagione estiva e quindi renderla poi fruibile ai turisti che arriveranno, anche ai cittadini di Martinsicuro. Quindi questo è un provvedimento che anticipa, intanto prepara il ponte ciclopedonale e poi anticipa anche l'intervento Assolutamente. sul lungomare che partirà proprio da quella zona, allora da questo punto. Partirà nella zona centro, La zona praticamente è un centro. intervento che parte dalla rotonda Las Palmas, che poi diciamo sta è quella che diciamo, esce da via Aldo Moro, grosso modo che è la via del municipio, per arrivare fino alla zona dei campeggi con il progetto Bike to Coast and Inside, che prevede il rifacimento praticamente della passeggiata con la realizzazione di una pista quindi ciclabile e con una riqualificazione di tutto quel tratto praticamente di lungomare. Anche qui si tratta di lavori che dovrebbero partire dopo l'estate, quando avremo acquisito un po' tutte le autorizzazioni. Però ecco, quello che si sta facendo è un cronoprogramma dell'esecuzione di questi lavori. Adesso il discorso del Molo Nord, quindi la parte centrale, sono stati stanziati a suo tempo dei fondi per la riprogettazione invece del tratto che va dal Tronto, quindi si riaggancia al rifacimento della famosa ringhiera del Molo fino ad arrivare quindi alla rotonda di cui dicevamo, e poi per una parte del lungomare di Villa Rosa. Qui praticamente le spese di progettazione hanno portato a un bando che è stato già aggiudicato, quindi c'è uno studio di progettazione che si metterà a breve al lavoro per realizzare il progetto, e poi starà a noi insomma trovare le fonti di finanziamento per realizzare questo ulteriore tratto. Nello stato, diciamo, finale, chiamiamolo riformato, se tutto va bene dovremmo riuscire a rinnovare una parte significativa del lungomare, sicuramente tutto quello della parte di Martinsicuro Centro e anche parte del lungomare di Villa Rosa, procedendo dalla via Fabio Filzi e venendo quindi verso nord. E quindi diciamo, stiamo predisponendo tutte le azioni affinché si possa mettere mano a questa opera che poi la cittadinanza aspetta da tantissimi anni, da qualche decennio. Su questa manovra, insomma, altri provvedimenti sul territorio di Abbiamo Martinsicuro? stanziato insomma, risorse per poter nelle scuole, per andare circa 30.000 euro per andare a curare tutta la dinamica di parte degli impianti antincendio, per verificarne lo stato di manutenzione. Abbiamo stanziato circa un 20.000 euro sugli impianti sportivi per sostituzione di caldaie, di impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, che sono fondamentali nell'esercizio delle attività sportive. Abbiamo raccolto e programmato di raccogliere circa 10.000 euro di sponsorizzazioni che serviranno per andare a finanziare gli eventi delle feste natalizie. Abbiamo dato poi anche un impiego alla trattenuta sulle indennità che percepisce il sindaco, il presidente del consiglio comunale e gli assessori. Noi raccogliamo ogni anno circa 12.000 euro, trattenendoli proprio dalle nostre indennità, e quest'anno le destineremo alla realizzazione di un parco giochi. Quindi l'anno scorso l'avevamo destinata per realizzare, quindi sono i classici investimenti di fine anno delle telecamere, quindi avevamo puntato sul discorso sicurezza, adesso sul discorso dei parchi. E poi abbiamo stanziato circa un 34.000 euro, se non erro, per il discorso della manutenzione del verde, le potature, anche qui c'è da fare tantissimo. Altra cosa annosa di cui ci dovremo occupare sarà sicuramente un discorso di un piano asfalti, perché chiaramente, come in tutte le città, anche la nostra non fa eccezione. Ci sono molte vie da rimettere a posto, parecchie buche, insomma, sulle strade. Non è un mistero, insomma, che gli asfalti si stanno degradando un po' in tutte le città d'Italia. Bene, chiudiamo questo nostro appuntamento andando a dare uno sguardo a quelle che sono le pagine sportive. Restiamo sul quotidiano della città che stavamo leggendo, che stiamo leggendo. Si parla ovviamente dell'incontro atteso tra il Teramo e la Regina. Bombaggi e quel passato di nome Regina, il centrocampista è stato di proprietà di Amaranto
per 3 stagioni e ora sogna una rete alla capolista, il centrocampista del Teramo, Francesco Bombaggi, protagonista di questo articolo. Cresce l'attesa in città per la partita in programma domenica alle 15 allo stadio Bonolis. La palla a mano a due maschili, il campionato giunge al giro di boa, c'è lo spazio CSI come sempre il venerdì sulla città, la Pretuziana irrompe in zona playoff, la formazione teramana vince il proprio impegno in trasferta e il successo vale il quarto posto. Andiamo a leggere la pagina sportiva sul Messaggero. Mungo ce la fa, si parla ovviamente della formazione che il Teramo metterà in campo in questa gara importantissima. Bombaggi, ex avvelenato, anche qui le parole di Bombaggi: con la regina il divario abissale, dice il centrocampista, però siamo in grado di strappare un punto. Questi sembrano insomma gli obiettivi di Bombaggi. Tedino verso la conferma dell'11 che è andato in campo a Bari, in arrivo 200 tifosi dalla Calabria. Si parla di Serie D il venerdì nella pagina sportiva del Messaggero. Il notaresco capolista col Chieti, giornata di derby, quella di domenica prossima in Serie D. Il notaresco col Chieti senza frulla e pomante, 3 giornate di squalifica per il centrocampista Frulla, che dunque salterà la gara con il Chieti. Ad Avezzano il mercato è protagonista prima della gara con il Giulianova e l'altro derby di giornata. Di Curzio e Leto già tornati alla corte di Padron Paris e presto vedrete chi arriverà. Si parla di mercato, così come la Vastese che ha ritrovato i gol del vecchio Esposito, l'attaccante Esposito tornato protagonista. Andiamo a vedere invece la pagina sportiva del centro, andiamola a cercare, eccola qua, il Bonolis per bloccare la regina, così come scritto anche in prima pagina. Domenica arriva la capolista imbattuta del girone, ma il diavolo in casa non ha mai perso. Mungo recupera e ci sarà, cioè la sfida analizzata proprio ai raggi con una serie di dati attenzionati dal centro. E Bombaggi che dice ancora: in Calabria da ragazzo, ma niente rimpianti, mi piacerebbe battere gli Amaranto davanti ai nostri tifosi e segnare un gol. Intanto la società chiama a raccolta i tifosi e si chiede: arriviamo a 4.000, che ne dite? Arriviamo a 4.000. Il Teramo, tramite i canali sociali ufficiali, chiama i tifosi a essere presenti in massa sugli spalti del Bonolis in vista dell'importante gara di domenica prossima con la regina. Questa era l'ultima notizia per quello che riguarda la pagina sportiva e per questo nostro appuntamento con la rassegna stampa. E allora si chiude il nostro appuntamento quotidiano, quello del venerdì con Di Prima Mattina. Grazie ovviamente all'assessore Tomolini di essere stato presente ancora una volta con noi. Grazie a voi, è sempre un piacere. E grazie a voi di averci seguito. Vi ricordo l'informazione alle 14 con la prima edizione di J News e poi alle 19 la seconda. Restate con Super J, grazie. Di Prima Mattina torna domani alle ore 7. Arrivederci. Arrivederci.